Al Braglia di Modena l'Italia affronta Malta nella seconda partita valida per le qualificazioni al Mondiale. Rispetto alla partita di qualche giorno fa a Sofia contro la Bulgaria, Prandelli cambia 4 uomini. In difesa spazio a Cassani e Peluso, in avanti tocca invece a Diamanti e Destro, assente per infortunio De Rossi. 4-3-1-2 per gli azzurri con la coppia d'attacco tutta giallorossa, formata appunto da Destro e Osvaldo. Match speciale invece per il tecnico italiano Pietro Guedin alla guida della nazionale maltese. Parte forte l'Italia che al quinto minuto sblocca subito il risultato. Lancio di Marchisio arriva col tempo giusto nell'inserimento, Destro che mette dentro battendo in uscita il portiere maltese. 1-0 Italia e primo gol con la maglia azzurra per Mattia Destro, e anche il suo primo gol stagionale mai andato a segno finora in campionato. Al 17esimo altra occasione per il raddoppio dell'Italia, lancio ancora di Marchisio e Osvaldo viene anticipato proprio all'ultimo momento da Dimek che mette in angolo. Si gioca praticamente ad una porta sola a tempo che si chiude con questa conclusione di Diamanti che però finisce alta sopra la traversa. Si chiude qui la prima frazione con la conclusione del giocatore del Bologna e proprio Diamanti all'inizio della ripresa lascia il posto a Lorenzo Insigne, esordio in maglia azzurra per il giovane gioiellino del Napoli. Prandelli che cambia modulo, si passa di fatto dal 4-3-1-2 al 4-3-3. Anche nella ripresa parte subito forte l'Italia e arriva vicino al raddoppio al 12esimo con Nocerino che aggancia, mette in mezzo per Destro che però viene anticipato con ottima scelta di tempo da Hogg che tra l'altro rimane a terra infortunato. Qualche minuto più tardi si fa vedere anche il gioiellino, l'esordiente Lorenzo Insigne che entra in aria numero slalom ma poi non riesce a trovare lo spazio per battere a rete. Qualche istante dopo capovolgimento di fronte, alleggerimento, una delle poche sortite offensive di Malta che va alla conclusione con il destro dalla distanza di Briffa, palla che finisce fuori. L'Italia continua a spingere alla ricerca del raddoppio, Marchisio tra i più attivi si fa vedere, arriva al limite dell'area dopo uno scambio, dopo un 1-2, prova la conclusione ma anche il suo destro finisce fuori dallo specchio della porta. Un minuto dopo cambia Prandelli, esce Osvaldo in ombra dopo la doppietta di Sofia, al suo posto Pazzini, e Pazzini si farà vedere praticamente subito. Iniziativa di Insigne sulla sinistra, mette giù il gioiello del Napoli, entra in aria, la scarica verso il centro, taglia sul primo palo Pazzini che però non trova la porta e mette fuori. Occasione per Pazzini, ne avrà un'altra nel finale al 41esimo ma di testa sugli sviluppi di un angolo non trova ancora una volta il bersaglio grosso, si dispera Pazzini. 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro Manucca e proprio al 93esimo in pieno recupero Peluso con questo stacco di testa sull'ennesimo angolo battuto da Pirlo trova lo spazio e il tempo per battere a rete, per battere Hogg, e trova il raddoppio, il 2-0 per l'Italia, primo gol in azzurro per il 28enne difensore atalantino. Finisce praticamente qui, non c'è più tempo, vittoria sofferta ma importante per l'Italia, successo che lancia gli azzurri al comando del girone B.